Esiste un luogo dove tra grattacieli e taxi gialli si può ammirare un perfetto modello di città, ma non il modello di una città perfetta. In questa perfetta imperfezione ogni giorno 8 milioni di persone trascorrono le loro vite. 8 milioni di persone vuol dire 8 milioni di storie da raccontare. Storie d'amore, storie di successo, belle o brutte. Io ho deciso di raccontarvi la mia, che ovviamente rientra tra quelle brutte e molto noiose. Vi ho già raccontato la prima parte della mia storia. Beh, inutile dire altro. Passiamo alla seconda parte. Ma uno può svegliarsi ogni mattina con sti capelli a forma di ananas? Una volta qualcuno mi ha detto che New York non è altro che una città in piedi. Poi c'è il famoso detto "la città che non dorme mai". Beh, io non so come la pensiate voi, ma io a New York dormo tranquillamente e ogni tanto preferisco stare seduto, soprattutto se sul tavolo c'è la colazione. Saranno strainflazionate quanto vi pare, però rimangono sempre le migliori, sia da vedere che da mangiare. Guarda quanto è fritta! Che poi te le spacciano per strawberry, fragola. Fanno di fragola, fanno di paradiso, fanno di fritto, sanno di quello che cazzo vuoi tu, di zuccherini colorati, ma non di fragola. Forse perché è rosa. Con lo stomaco pieno si affronta meglio la giornata. È vero che non ogni buco riesce a trovare la sua ciambella, ma non era questo il caso. Mi incammino verso il World Trade Center. Ora andiamo a vedere il monumento, il grattacielo, la Freedom Tower, quella costruita come memoriale dopo l'attentato dell'11 settembre. Poi si dice l'attentato, gli attentati, che le torri erano due però nello stesso giorno. Buh, dubbio esistenziale. E niente, andiamo lì, questo palazzone di vetro, vediamo cosa c'è. Chi di voi non conosce questo luogo? Tutti gli americani di una certa età affermano di ricordarsi dove erano e cosa stavano facendo quando Kennedy venne assassinato a Dallas. Immagino che lo stesso valga per l'11 settembre del 2001. Io non sono americano, però ricordo dove ero e cosa stavo facendo. Quartiere di lusso, però ci troviamo dove c'erano le torri gemelle, l'attentato, gli attentati, come ho detto, non so se uno, sono due, perché le torri erano due, però ora ci hanno costruito la Freedom Tower, ancora in costruzione, non si può entrare, però da fuori questo mega pisellone è visibile. Dicono che l'apriranno a giugno, però non si è capito cosa ci fanno dentro. Certo non saranno uffici, perché chi cazzo ci viene a lavorare qui? Un museo, un po' alto per essere un museo, è un memoriale fallico di questo giorno molto triste, non solo di questa città, ma mondiale. Sono morto un mare di persone. Bastava un mazzo di fiori. Eh già, l'11 settembre ha segnato le vite di tutti noi. Ma a quanto dice quel giovane bello e abbronzato di Obama, l'America oggi è un posto più forte e più sicuro. Io ho i miei dubbi, ma chi sono io per giudicare? Ci sono cose in cui gli americani sono i migliori, badano non tanto all'estetica quanto alla funzionalità, funzionalità che poi però diventa comunque estetica. Tipo i cassoni delle Claire, delle saracinesche così esterni, perché? Cioè, non li puoi mettere all'interno, murare come facciamo noi, e così lo apri in un colpo, ti tiri su la saracinesca ed è fatta. E poi le scale all'incendio. Che a parte se si ferma un blocco t'arriva in testa, però tanto alla fine qua le cause sono all'ordine del giorno. E poi che cazzo ci vuole? Uno sulle spalle dell'altro t'arrampichi e ti fai gli appartamenti. Però fanno figo, fanno tanto film. Quindi se di professione fate gli scassinatori o i topi d'appartamento, questa è la vostra città. Evidentemente non ce n'è, qua c'è di tutto tranne gente che si fa gli appartamenti. Va.
Tutto questo parlare di terrore e sicurezza mi ha messo appetito. E una cosa è certa, in America e specialmente qui a New York mangiare non è affatto un problema. Forse lo è scegliere cosa mangiare, ma alla fine si riesce sempre a trovare una soluzione raffinata ed elegante. Questo si chiama Derby Burger. Praticamente c'è avocado, bacon, blue cheese, una specie di gorgonzola, patatine, vabbè, pomodoro, lattuga, tutto quanto, però guardate la dimensione, dimensione importante, non quelle cagatine. Il trucco è l'avocado. Avocado e bacon è come dire porco e mucca, stanno sempre assieme, hamburger e bacon, anche quando sono morti continuano a stare assieme. Paradiso. C'è poco da fare, signori. Come in Italia, come in America non troverai mai una pasta fatta decente, in Italia non troverai mai un hamburger come questo. Mai. E così il mio viaggio continua. New York. In fondo la TV e il cinema ce l'hanno mostrata così tante volte che questa città sembra di conoscerla da sempre. È qui che si svolge anche la mia storia, che vi racconterò episodio dopo episodio, per quanto inutile e brutta essa sia. Al prossimo video, tante belle cose fresche dalla Grande Mela.